incontrare la sfida del tentatore, Satana verrà da te dicendoti: sei un peccatore. Ma non lasciare che ti riempia la mente con il pensiero che, poiché sei peccatore, Dio ti ha scacciato. Digli: sì, sono un peccatore e per questo ho bisogno di un salvatore, ho bisogno del perdono e della grazia. E Cristo dice che se vengo a Lui non perirò. Nella sua lettera a me leggo: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i nostri peccati e purificarci da ogni ingiustizia. 1 Giovanni 1,9. Crederò alla parola che Lui ha lasciato per me. Obbedirò ai Suoi comandi. Quando Satana ti dice che sei perduto, rispondi: sì, ma Gesù è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Più grande è il mio peccato, più grande è il mio bisogno di un Salvatore. Attenzione rivolta dalla confusione all'opera di Dio. Dio invita le sue creature a distogliere l'attenzione dalla confusione e dalla perplessità che le circondano e ad ammirare la sua opera. I corpi celesti sono degni di essere contemplati. Dio li ha creati per il beneficio dell'uomo e mentre studiamo le sue opere, gli angeli di Dio saranno al nostro fianco per illuminare le nostre menti e proteggerle dall'inganno satanico. Cosa fa la religione? La vera religione nobilita la mente, raffina il gusto, santifica il giudizio e rende il suo possessore partecipe della purezza e della santità del cielo. Avvicina gli angeli e ci separa sempre più dallo spirito e dall'influenza del mondo. Entra in tutti gli atti e le relazioni della vita e ci dà lo spirito di una mente sana e il risultato è felicità e pace. Aumenta le capacità intellettuali, come nel caso di Daniele, in proporzione esatta allo sviluppo del carattere spirituale, le capacità intellettuali aumentano. Migliora la salute fisica. Lasciate che la mente diventi intelligente e che la volontà sia posta dalla parte del Signore e ci sarà un meraviglioso miglioramento della salute fisica. Far bene è la migliore medicina. La coscienza di far bene è la migliore medicina per i corpi e le menti malate. La speciale benedizione di Dio che riposa su chi la riceve è la salute e la forza. Colui la cui mente è tranquilla e soddisfatta in Dio è sulla strada della salute. Avere la consapevolezza che l'occhio del Signore è su di noi e che il suo orecchio è aperto alle nostre preghiere è davvero una soddisfazione. Sapere di avere un amico infallibile al quale possiamo confidare tutti i segreti dell'anima è una felicità che le parole non potranno mai esprimere. L'amore per Gesù circonda le anime con un'atmosfera fragrante. Le anime di coloro che amano Gesù saranno circondate da un'atmosfera pura e fragrante. Ci sono quelli che nascondono la loro anima affamata. Questi saranno molto aiutati da una parola tenera o da un ricordo gentile. I doni celesti liberamente e riccamente elargiti da Dio devono a loro volta essere liberamente elargiti da noi a tutti coloro che entrano nella sfera della nostra influenza. Così riveliamo un amore che è nato dal cielo e che aumenterà man mano che verrà usato liberamente per benedire gli altri. Così glorifichiamo Dio. Risultati di un momento di sconsideratezza, una salvaguardia rimossa dalla coscienza, l'indulgenza di una sola abitudine malvagia, una sola trascuratezza delle alte pretese del dovere può essere l'inizio di un percorso di inganno che vi farà passare nelle file di coloro che servono Satana, mentre state tutto il tempo professando di amare Dio e la sua causa. Un momento di sconsideratezza, un singolo passo falso, può portare l'intera corrente della vostra vita nella direzione sbagliata.